Oggi si è svolto per la prima volta questa manifestazione dove ha visti partecipare tutti i bimbi della regione Liguria. È stata tra l'altro la prima che il circolo ha organizzato, under 16, e direi che è stata una bella partecipazione di bimbi. Il 30% dei bimbi che appunto passeranno andranno a fare le nazionali a Cesenatico, a cavallo del ponte di novembre. E tra l'altro volevo fare anche una menzione perché ci sono parecchi bimbi liguri che andranno a partecipare alle nazionali a Courmayeur. Per l'esattezza saremo una trentina. Nel circolo di Imperia ce ne sono una decina. Una menzione particolare, un ringraziamento appunto a tutti i soci del circolo, a chi ci ha aiutato a fare questa organizzazione. E tra l'altro volevo ricordare che il circolo è aperto tutti i pomeriggi qualora i bimbi volessero venire a giocare, e c'è una serata anche in settimana, di solito il venerdì, dove appunto ci si può ritrovare tutti e giocare in allegria. Volevo ricordarvi inoltre che quest'anno ci sarà di nuovo il Festival Scacchistico, per la precisione il 55esimo, e dal 1 al 7 di settembre. Se siete interessati, volete partecipare, potete tramite il nostro sito su internet www.imperiascacchi.it oppure venire al circolo e qualcuno troverete sempre che vi darà tutte le informazioni necessarie. Il movimento scacchistico in Liguria va molto bene e il torneo odierno ne è un'ulteriore dimostrazione. Comunque diverse scuole provenienti da diverse province che hanno dato seguito con questo torneo ai corsi numerosissimi che stiamo organizzando oramai da 3 anni sulle 4 province liguri. La Liguria è una delle regioni che a livello nazionale stanno trainando questo progetto Scacchi a Scuola, che si propone di avvicinare il maggior numero di ragazzi possibili del primo e del secondo ciclo della scuola dell'obbligo agli scacchi, e dagli alunni e dai genitori vediamo una grande risposta positiva, una comprensione anche nelle famiglie e negli insegnanti del profondo valore formativo per lo sviluppo della personalità dei ragazzi, del gioco degli scacchi, sia come forma di apertura mentale, sia come modo di avvicinarli alla competizione in maniera sana e forse anche più pacata di altri sport, sia pure molto importanti. Quindi direi che la manifestazione odierna è l'ennesima prova del buon cammino che stiamo facendo. È andato molto bene questo campionato, ho vinto 5 partite su 6. Io ne ho vinte 4. È andato bene, sì. L'ultima partita com'è andata? Tutti abbiamo vinto e... Te come hai vinto? Ho vinto scacco matto a una bambina. All'inizio ho provato con il matto del barbiere, ma lei è riuscita a pararlo. Allora io gli ho mangiato un pedone per fare scacco. Lei si è protetta con l'alfiere e gli ho mangiato la torre. Dopo un po' di tempo ho fatto uno scacco, non pensando che fosse matto. Allora, visto che non aveva visto il cavallo, aveva mosso il re proprio nella direzione in cui il cavallo doveva muovere e quindi è mosso irregolare. Solo dopo aver fatto la mossa irregolare ho capito che era scacco matto. Per chi gioca a scacchi gli è difficile fare scacco matto, può sempre provare di fare la mossa del barbiere. Prima bisogna muovere un pedone, dopo si muove un alfiere, dopo si muove la regina e infine con la regina si mangia il pedone ed è scacco matto. Quindi quante mosse? 4. Per caso il tuo avversario fa la rocco e poi muove in avanti il pedone centrale, tu puoi mettere l'alfiere davanti a H o A e gli fai un piccolo guasto perché non può più avanzare poi.